The Walking Dead, episodio 14, settima stagione. Vediamo un po' cosa è successo. L'episodio inizia il top dove rivediamo Sasha, Maggie, Jesus. In particolar modo Sasha ci ricorda in questo episodio che lei insieme a Rosita sta architettando, o meglio stanno architettando un piano per attaccare Negan senza dire nulla agli altri. Inoltre ci fanno vedere che stanno allenando un po' tutti i residenti di Hilltop in modo da preparare la battaglia contro Negan. E sorprese delle sorprese, vediamo Daryl che in questo momento si trova a Hilltop. E ovviamente, tornando a Hilltop, si fanno vivi i salvatori pronti a rompere i coglioni. Daryl quindi è costretto a nascondersi e si nasconde in compagnia di Maggie dentro una specie di sotterraneo. Il carissimo Trevor, o meglio Simon, chiede a Gregor dove potrebbe trovarsi Daryl e lui gli risponde che non lo sa. Ovviamente però i salvatori non si fermano al no di Gregor e cominciano un po' a perlustrare tutta la zona. Un figlio di puttana in particolare entra, neanche farlo apposta, proprio dove si è nascosto Daryl. Parte una di quelle scene che ormai avrò visto un miliardo di volte in vari film e telefilm, ovvero quello che si nasconde, che sta per essere scoperto, ma che alla fine non si è proprio una beata minchia. Quindi Daryl riesce a salvarsi ed è proprio in questo momento che scappa in un pianto di fronte a Maggie. Pianto dovuto al fatto che gli dispiace per la morte di Glenn. Come infatti sicuramente ricorderete, Glenn è stato ucciso senza volerlo per colpa di Daryl. Infatti, se ricordate, Daryl tira quel super cazzotto a Negan, che fa costare la vita a Glenn, e quindi questo pianto è un po', non dico per scusarsi, però dimostra che gli dispiace, ma Maggie lo rincuora e gli fa capire che non è stata colpa sua e che molto presto uccideranno quel bastardo di Negan. Simon nel frattempo continua a parlare con Gregor, si fottono l'unico medico che si trova a Hilltop, perché giustamente Negan ha avuto la brillante idea di uccidere quell'altro, e in più Gregor gli fa, diciamo, capire che c'è qualcuno che vorrebbe ribellarsi a lui e a Negan. Ovviamente non fa alcun nome, non è proprio diretto in quello che vuole dire, però gli fa intendere che potrebbero esserci problemi in avanti. Infatti, più avanti vedremo una scena tra Gregor e Jesus in cui si scambieranno alcune parole non del tutto indifferenti, in cui Gregor vuole far capire in qualche modo a Jesus che deve iniziare un po' a stare al suo posto e che deve smetterla, diciamo, di avere questa cosa del voler ribellarsi a Negan. Mi sa proprio quindi che Gregor potrebbe essere una trappola per tutti i nostri eroi e che presto potrebbe rompere veramente i coglioni in una maniera che proprio Inizia però soltanto adesso la parte più interessante dell'episodio, ovvero Sasha e Rosita che si incamminano verso l'accampamento dei salvatori. E dopo aver ucciso zombie, dopo aver parlato un pochino del più e del meno, finalmente arrivano sulla cima di un edificio proprio vicino all'accampamento dei salvatori. E nel frattempo che aspettano il momento giusto per attaccare Negan, inizia un altro dialogo fra le due in cui ricordano un po' il povero Abram, in cui si dicono un po' le cose loro, in modo particolare Rosita che ci spiega come ha imparato a usare le armi, ad essere Abram, insomma, tutte cazzate, cazzate che non ci interessa. Negan però si fa finalmente vivo, finalmente Rosita e Sasha possono attaccare, però purtroppo ci sarà un piccolo problema. Infatti ci sono delle persone che si mettono davanti Negan e quindi impediranno a Sasha e Rosita di poterlo uccidere a distanza. Saranno quindi poi costrette a scendere direttamente nell'accampamento ad ucciderlo proprio dentro, quindi rischieranno il tutto e per tutto. Ed è qui che accadrà una cosa che mi farà veramente girare gli zebedei. Finisco al fatto che quando Sasha e Rosita tentano di essere aiutati da Eugene, perché Eugene si troverà lì nel momento in cui loro vorranno tentare di entrare, il testa di cazzo dirà loro: "No, non voglio venire con voi, non voglio il vostro aiuto, non vi ho chiesto niente, andate via perché sto praticamente per allarmare tutto l'accampamento." Sei un figlio di puttana! Comunque lo stronzo andrà veramente quindi a chiamare tutti quelli dell'accampamento dei salvatori. Sasha però riesce a infiltrarsi nell'accampamento e lascerà indietro Rosita, dicendogli che lei non può rischiare la vita e che deve continuare a vivere al fianco dei loro amici. Rosita quindi è costretta a tornare indietro perché i salvatori stanno uscendo da tutte le parti, e l'episodio si conclude qui,
con l'ombra di Daryl che si vede da lontano con la sua balestra pronto a fare casino. Quindi avremo un 15° episodio che promette veramente molto molto bene. In ogni caso, puntata bella, soprattutto verso l'ultima parte, anzi proprio gli ultimi minuti devo dire, perché nel complesso è stato un po'... non è che è stato proprio allettante, eh? E porca troia, siamo alla 14ª puntata, quando vogliono muoversi io non lo so. Ditemi la vostra nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, quali sono stati i momenti più belli, quali sono stati i momenti meno belli. E detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!